Amici camperisti, vi saluto. Facciamo luce. Ok. Allora, continua la nostra battaglia con il frigorifero trivalente, quello ad ammoniaca. Dunque, il frigo trivalente, abbiamo fatto diverse modifiche, abbiamo messo le ventole che spingono, abbiamo messo la ventolina no frost all'interno del frigo che ci aiuta a raffreddare, però è rimasto il grande problema di quando noi apriamo lo sportello del frigorifero, in automatico la temperatura se ne sale di 5, 6, 7, 8 gradi, dipende da quanto tempo lo teniamo aperto. Allora, qui il problema qual è? Il problema è fare in maniera che quando noi apriamo lo sportello del frigorifero, l'aria fredda, il freddo che c'è dentro, se ne vada via, ma più lentamente possibile. Allora, ecco qua l'uovo di Colombo. Allora, con l'aiuto di un nylon, con l'aiuto di un nylon, io farò in maniera di fare all'interno dello sportello una separazione, in maniera tale che quando io apro lo sportello il freddo in automatico non se ne vada via subito, quindi mi dia il tempo di prendere le cose che ho da prendere, quei 10 secondi. Certo che se io tengo aperto lo sportello come fanno le donne, no? Allora vediamo un po' cosa c'è qua dentro, allora, qui trick, track, zic, zuc, 5 minuti aperto, beh, lì chiaramente il frigorifero da 7-8 gradi va a 27-27 gradi, perché se fuori c'è 30 gradi è chiaro, no? Allora, ora vi faccio vedere cosa combino bene. Dunque, per prima cosa ho preso la misura dello sportello, e se avete un frigo come il mio, basta ritagliare, vediamo se ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Allora, se quindi avete un frigo come il mio, penso di sì, basta fare una misura tipo 59-60 cm e la larghezza è un 43 cm. Si taglia un foglio da questa misura, eh? Ora non faccio altro che tagliarne un altro uguale a questo. Allora, adesso cosa facciamo? Anzitutto rifiliamolo per bene, facciamo qui. Tanto per cominciare dobbiamo tracciare. Allora, lasciamo, essendo che questa parte qua andrà attaccata allo sportello del freezer, quindi noi partiremo, per dire, da questa misura qua. Quindi facciamo una riga che ci serve come misura. Ora faremo delle strisce larghe, grosso modo 7-8 centimetri, eh? Eccoli. E questa è la prima, è il primo foglio. Essendo che devono essere sfalsate, cioè quella di sotto deve essere
sfalsata. Allora io la mettiamo di sopra, così, e andremo a fare le strisce sopra. Non so se mi spiego. Allora, supponiamo, facciamo un esempio, andiamo a tracciare qua, poi questa andrà qua, questa andrà qua e questa andrà qua. Ok, allora vediamo un po' se ci siamo capiti. Queste sono le strisce, quelle doppie, quelle doppie, quelle così. Allora, ora andiamo a tagliare le strisce. Ok, una. Ora le mangiare, precise, ecco. Poi è una precisa, se la precisa. Ecco, mettila una cosa di questo tipo, e mira che parliamo a salamano, Ora è la. Se riesce, via, sempre. Adesso, se noi sovrapponiamo le due cose, noi avremo una barriera, chiamiamola così, ok? Che ci permetterà di prendere la roba, ma nello stesso tempo impedirà al freddo di uscire. Allora, adesso siamo nel camper. Allora, la temperatura marca circa 8 gradi, vedete 8 gradi. E in questo momento però non ho montato la paratia. Quindi io adesso apro il frigo e vediamo quanto ci mette a salire di temperatura. Apro. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Chiudo. Ok, ora si stabilizza, siamo a 12 gradi, ok? Eravamo a, abbiamo praticamente perso. Allora, adesso andiamo a piazzare il casino qua, ecco qua. Allora, andiamo un po' una pulita qua. Ecco qua, con l'aiuto del nastro. Sì, vabbè. E come no, veniamo adesso. E che cazzo, porca troia, oh belli.
adesso aspettiamo che vada in temperatura. Allora, adesso è di nuovo ritornato in temperatura, siamo sugli 8 gradi, e adesso facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto prima, aprendo lo sportello, però questa volta con la paratiaca interna che gli ho fatto. Allora, via, apro lo sportello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chiudo lo sportello. Praticamente abbiamo tenuto aperto lo sportello per circa 15 secondi e abbiamo perso ma neanche mezzo grado, chiaramente non aprendo, no, eccetera. Quindi voglio dire, il vantaggio è quello che di non far uscire il freddo che si è accumulato all'interno del frigo. L'uovo di Colombo, dicono. Allora, conclusione, per far sì che questi frigoriferi abbiano una resa, diciamo, abbastanza accettabile, è quella di non far uscire il frigo, e con una soluzione molto economica, che poi ognuno può essere che lo possa modificare o trovare altre cose, ma con questa soluzione qui abbiamo trovato il sistema per non perdere freddo inutilmente. Ragazzi, vi saluto, alla prossima.